il via a queste due grandi, a questi due grandi progetti, finanziandoli, finanziando le progettazioni e quindi taglia e peschiera. Quindi a maggior ragione davvero sono contento che la segnalina è qui con noi. Quindi grazie Sindaco, davvero è stato... Bene, allora proseguiamo, toccherebbe a me, dico alcune cose anch'io, poi c'è Pietro se vuoi venire, Pietro Ciaravola, che devo ringraziare perché ha fatto un enorme lavoro tecnico di dettaglio sul progetto del Paglia, che vedrà poi dibattito pubblico in 23 comuni, quindi diciamo siamo preparati anche su questo. Allora, Roma, nel paese più ricco d'acqua d'Europa, che è l'Italia, Roma è la città più ricca d'acqua del continente. Cominciamo, diciamo, a dire una cosa importante, cioè Roma è una città davvero fondata su una pianura alluvionale, dove il lavoro di bonifica, di strappare terre alle acque per costruire pezzi di città è stato enorme, e dove vedo qui schierati i capi dei consorzi di bonifica, dove la bonifica appunto deve avere un ruolo strategico centrale per le manutenzioni e per davvero metterci al riparo da tante cose. Però diciamo basta scendere un po' sotto, diciamo, le tante cavità romane, mi pare 35 chilometri quadrati finora censiti, abbiamo fatto diverse volte, per trovarsi di fronte a spettacoli meravigliosi, no? Laghetti d'acqua, flussi d'acqua puliti, limpidi, spettacolari, perché appunto è quella idrografia superficiale e sotterranea che è fatta di tantissimi torrentelli che arrivano dai colli, dalle montagne, e che ormai non si percepisce nemmeno più questa idrografia, però c'è sotto la città, è davvero enorme, sorgenti, fonti, flussi d'acqua straordinari. E diciamo in più c'è il Tevere. Nel Tevere confluisce un'altra idrografia molto molto complessa e complicata, 42 affluenti, soprattutto nella parte dell'Umbria, alcuni fiumi, alcuni torrenti molto molto anche pericolosi, stupendi sotto tanti aspetti, copiosi, tanta acqua, però anche molto pericolosi. Uno di questi appunto è il Paglia, che riceve a sua volta altri affluenti che diventano delle bombe d'acqua che confluiscono tutte dentro il Tevere quando, in caso di nubifragi, in caso di piogge persistenti, tutta quell'acqua arriva, fa da collettore il Tevere, quindi diciamo è un fiume che subisce, no, tanti flussi di acqua. Poi ovviamente c'è anche l'Aniene, no, che è l'altro fiume della città, il terzo fiume di Roma, che è l'Almone. Insomma, è davvero un'idrografia, quella di Roma, molto 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 complessa, e richiede davvero tanti controlli, tanta attenzione, tanta tecnologia, oggi si può fare, quindi, e richiede appunto opere importanti. Roma è, diciamo, come dire, ha sempre avuto nella sua storia una rete idrografica, diciamo, di scorrimento, no? Molto molto importante e molto molto estesa, quasi 700 chilometri di piccole vie d'acqua tributarie del Tevere e dell'Aniene, che più o meno hanno garantito, insomma, lo scivolamento delle acque verso i fiumi. Oggi questa rete non la vediamo più, per il semplice motivo che a Roma da 29 anni non c'è manutenzione. E avremmo detto tutto, potremmo chiuderla qui. Insomma, oggi noi siamo con i fondi dell'ex Ministero dell'Ambiente, stiamo operando su 80 chilometri più pericolosi di questa rete di quasi 700
chilometri, ma piccoli fossati, fossi, consorzi di bonifica, insomma, li conoscono molto meglio di me, sono stati tombati da rifiuti, da sversamenti di rifiuti di cittadini, cioè non ci sono soltanto i cosiddetti palazzinari, no? Poi c'è anche tanta maleducazione nella gestione di queste di questo reticolo che appunto è un reticolo preziosissimo. E noi siamo molto preoccupati, lo diceva prima anche Fabrizio, ed è in questi tempi di pace, tra virgolette, che bisogna agire, perché Roma ha una storia di piene anche molto devastanti, molto lunga, è una storia che parte davvero da molto lontano e parte dai tempi, diciamo, dai tempi dei Romani, dalle prime documentazioni, arriva oggi. E se noi analizziamo, poi lo farà meglio di me anche l'ingegner Ferranti, se noi analizziamo anche le piene degli ultimi, dell'ultimo secolo, 900-915, ma soprattutto la piena del 1937, 31 dicembre, che è un po' il nostro incubo, non ci fa dormire la notte, per il semplice motivo che quella piena, 2800 metri cubi al secondo, il Tevere scorre in genere sui 250, in questo momento sarà 240-250, 2800 non è stata la massima del secolo scorso è stata 3300, però 2800 era l'anno in cui i muraglioni erano conclusi, no? Quindi diciamo Roma, grazie a Garibaldi, tutto quello che è successo, era riuscita a costruire, ne ha fatta l'ultima battaglia della vita di Garibaldi, è stata la difesa di Roma dalle alluvioni dopo quella del 1870. E diciamo 1937, in quel dicembre, i muraglioni c'erano, eppure quell'alluvione allagò parte della città, ci sono ancora le foto in bianco e nero, c'è il primo cinegiornale dell'epoca che insomma ha fatto vedere Roma alluvionata, e tutta la campagna da nord a sud era tutto un lago. Ora in gran parte è urbanizzata. Ecco, quella 1937 è il nostro incubo. Noi traguardiamo un po' tutti i livelli di, diciamo, di opere di contenimento su quella piena lì, no? Quindi bisogna fare davvero molta molta attenzione. I rischi sono aumentati anche per una, diciamo, mancata gestione anche delle sponde del Tevere, lo vediamo, c'è Paola Cannavò, poi ci parlerà delle cose meravigliose che si possono fare insieme al Campidoglio e alla Segnalini per restituire il Tevere ai cittadini. Noi diciamo sempre un fiume sicuro, più sicuro, pulito da vivere. È un fiume pulito perché se noi prendiamo i 56 chilometri di scorrimento da Castel Giubileo alle foci naturale di Ostia e artificiale di Fiumicino, se prendessimo soltanto quel tratto di Tevere, il Tevere sarebbe il fiume più pulito del mondo, perché in 15 anni ACE è riuscita con i grandi depuratori a depurare 4 milioni di persone, di romani, no? Quindi non ci sono più gli scarichi che defluivano nel fiume, era un collettore fognario fino, diciamo, a 15-20 anni fa. Oggi è tutto collettato. Ovviamente nel Tevere arrivano gli affluenti che portano tanta roba, non tanta acqua non depurata, e ci sono problematiche di dilavamento in agricoltura. Insomma, abbiamo tante questioni. Però dal punto di vista dell'investimento, ecco, per la depurazione sono stati fatti passi avanti giganteschi, e questo è molto importante. Quindi un fiume più sicuro, pulito, da vivere. È un fiume che si davvero, noi Ornella ci siamo stancati, lo sai meglio di me, ogni volta che andiamo a visitare una capitale europea che ha un grande fiume, si va sulle rive, sulle sponde, e c'è una vita meravigliosa, ci si gode il fiume, no? A Parigi c'è una piscina lungo Senna che è straordinaria, sembra di nuotare nel fiume, no? Autodepurata, stupenda, per bambini. Insomma, sono cose davvero che fanno, ricostruiscono l'anima di una città, perché l'anima di Roma è il Tevere, no? Il Tevere ha fondato Roma,
tra l'altro il mito fondativo della città è una piena, cioè nel corso di una piena i due gemellini nella cesta rimasero, la cesta rimase impigliata nelle paludi del Velabro, lì, qui sotto. E quindi già il mito fondativo di Tito Livio ci riporta ad una piena, per dire insomma lo stretto legame nel bene e nel male di questa città, no? con il suo fiume. Però ecco, noi che cosa abbiamo fatto? Noi siammo partiti da quel drammatico 2008 che è stato un segnale d'allarme con il lavoro che ha fatto poi nel corso degli anni l'autorità e abbiamo fatto partire, grazie al finanziamento della dottoressa Segnalini, all'epoca era appunto alto dirigente del Ministero delle Infrastrutture, all'interno del piano invasi acquedotti, la progettazione per un sistema di invasi. Ora, c'erano diversi, avevano immaginato i nostri padri, i nostri nonni, alcune soluzioni, soprattutto una grande diga, no? Ovviamente in Italia dopo il Vajont parlare di dighe è stato impossibile, quindi diciamo riproporre tout court quella soluzione diciamo non è stato possibile. Ci siamo confrontati a lungo con i territori, con i sindaci, con le associazioni, insomma abbiamo fatto il viottolo con l'Umbria insieme a Endro Martini all'Alta Scuola dell'Umbria e oggi c'è il dottor Selli che la guida, insomma abbiamo fatto un lavoro enorme anche in quei territori e alla fine ci siamo resi conti che un sistema, io li chiamo i laghi della tranquillità per non chiamarli né invasi né dighe, cioè un sistema di invasamento di circa 50 milioni di metri cubi di acqua di piena che altrimenti allagherebbe, come ha fatto nel 2012, tutto l'Orvietano, tutta la piana verso Orte e ovviamente poi tutto arriverebbe dentro Roma. Un sistema di laghi che possono valorizzare, poi lo spiegherà meglio di me l'ingegner Cialavola, che possono davvero valorizzare anche le acque del Paglia, possono essere multiuso, antincendio, insomma per il divertimento pubblico, per la pesca, insomma per farci tante cose, no? E anche per l'idropotabile, perché poi i nostri fiumi a partire dal Paglia spariscono durante diversi mesi dell'anno, cioè se voi andate sul Paglia magari anche in questo periodo trovate, non lo trovate il fiume, che è una cosa impressionante, no? Noi non abbiamo, diciamo, fiumi con un carattere fluviale, no? Come i grandi fiumi europei lunghi oltre 1000 chilometri, sempre pieni d'acqua, no? Abbiamo fiumi torrentizi, fiumare, possono sparire e ritornare in maniera devastante, cioè il Paglia è uno di questi. Il Paglia insomma, oggi è sparito, con le piogge diventa un fiume davvero, si solleva per 7-8 metri ed è spaventoso. Quindi bisogna regimare quelle acque, abbiamo messo a gara la progettazione, domani mattina si chiude la gara, quindi l'abbiamo affidata a Invitalia, domani mattina sapremo quelli che concorreranno alla progettazione e quindi entriamo finalmente su un piano operativo, ci sarà poi tutto il processo di condivisione con le popolazioni di questo progetto, ovviamente a partire anche dal Campidoglio che ci accompagnerà in questa grande importante avventura. Ovviamente il fiume Tevere a Roma è un fiume stupendo, straordinario, che sopravvive a tutto, ha delle oasi naturalistiche incredibili. Noi organizziamo ogni anno, Paolo lo sa, il Tevere Day, no? Tutte le associazioni in una domenica di ottobre si ritrovano intorno al fiume e c'è davvero una voglia incredibile, straordinaria di tantissime persone, cittadini, associazioni di ritrovarsi
con il fiume, perché se perdiamo il fiume perdiamo l'anima, ci si incattivisce tutti e diciamo ci si disperde. Già i muraglioni lo hanno, diciamo, un po' eliminato anche dall'immaginario della città, però insomma abbiamo i ponti, abbiamo davvero le banchine, insomma, che vanno recuperate, circa 3 chilometri. Noi abbiamo fatto una rilevazione diciamo dell'intero percorso dentro la città di Roma, abbiamo trovato delle cose che non vanno bene, quasi 3 chilometri di banchine non manutenute, divelte, in condizioni pessime, e circa 9 chilometri di sponde che vanno gestite, dove tra l'altro vive anche un pezzo di varia umanità, e anche, sono anche rischi, no? Sono anche problematiche queste che vanno affrontate, ovviamente insieme alla regione, e quindi niente, oggi siamo qui intanto per dare un segnale positivo, però credo che i segnali positivi se ne possano dare davvero tanti, perché è tanta la voglia di recuperare un rapporto con il fiume e difendere una città come Roma da ogni rischio, che vale la pena combattere questa battaglia e andare avanti insieme, come diceva Fabrizio prima, ma anche il sindaco Gualtieri, con una integrazione di tutto quello che c'è, dai ministeri alla regione, al comune, alle associazioni, ai cittadini, per appunto, e gli ordini professionali, vedo Violo, vedo Zambrano, che ci stanno dando una mano, quindi tutti insieme dobbiamo fare questa grande impresa. Grazie. Vabbè. Allora, a questo punto, l'avevo citato prima, passo la parola all'ingegner Pietro Ciaravola, che è dirigente della nostra autorità di bacino distrettuale, dirigente dell'area idrica, che in particolare, diciamo, ha seguito, ha gestito e gestirà tutto il progetto Paglia. Prego Pietro. Grazie segretario, intanto ringrazio il sindaco, l'architetto Segnalini, che come me proviene dal Ministero delle Infrastrutture, quindi diciamo ha un'esperienza nel settore delle opere pubbliche. 2 anni fa io sono entrato nell'amministrazione dell'autorità di bacino e mi è stato dato l'incarico appunto di seguire la progettazione di fattibilità del sistema di invasi del fiume Paglia. E la prima cosa mi sono chiesto, quindi, come mai, no, l'autorità, che è una struttura, un'organizzazione che comunque non ha al proprio interno un'organizzazione in grado di progettare, fosse stata incaricata di questo tipo di intervento. E alla domanda mi sono dato subito una risposta. Un intervento che chiaramente sul territorio avrà un certo rilievo, e quindi serviva un soggetto super partes. L'autorità è un soggetto super partes. Considerate che il bacino del Paglia abbraccia 3 regioni, quindi, no? Quindi abbiamo la Toscana, l'Umbria e il Lazio. Quindi serviva un soggetto super partes, ma anche un progetto super partes. E quindi ho cercato di disegnare il percorso progettuale tenendo presente questo obiettivo, cioè che si arrivasse a una definizione delle opere da realizzare che fosse il più condiviso possibile dal territorio. Innanzitutto diciamo che è stato il Piano Nazionale degli Interventi, no? Che nel settore idrico, che credo dopo tanti anni ha finanziato importanti opere nel settore idrico. Credo che fossero veramente tanti anni che non ci fosse un finanziamento così importante sulle opere idriche. E il piano, che nel 2018 ha previsto circa 1 miliardo di euro in opere, è stato articolato in due sezioni, no? La sezione invasi e la sezione acquedotti. La sezione invasi, che è quella che appunto finanzia questa parte del progetto,
sono circa 600 milioni il finanziamento, ed è mira proprio a mettere in sicurezza le invasi esistenti, adeguare, quindi parliamo di adeguamento sismico o di miglioramento sismico per quelle che sono le opere esistenti, oppure anche realizzare opere che di interconnessione, cioè che mettessero a sistema le varie infrastrutture oggi presenti sul territorio. I grandi schematici ormai risalgono agli anni 60-70, diciamo quelli che oggi ci troviamo sul territorio, quindi riprendere in mano un po' tutto questo discorso. E quindi, scusate, non va avanti? Ah sì, scusate. Quindi abbiamo detto il piano invasi ha previsto nel primo lotto un finanziamento di 2 milioni e mezzo circa per la progettazione del sistema degli invasi sul Paglia. Perché il Paglia? Il Paglia perché è l'affluente più importante, come ha ricordato anche il segretario D'Angelis, in destra idraulica del Tevere. Un affluente che non è molto grande, parliamo di circa 1.300 chilometri quadrati, ma è caratterizzato da piogge e precipitazioni molto intense per la sua conformazione, è un bacino molto poco permeabile, quindi restituisce immediatamente le portate, gli afflussi che arrivano dalla precipitazione. Quindi è un bacino che appunto non dà, e peraltro non ha molte aree di espansioni naturali, quindi ha una risposta immediata sul territorio. E questo è un problema, perché chiaramente immediatamente si concentrano le portate. Considerate che nel 2012 abbiamo avuto una piena straordinaria del Paglia. Qui ho riportato quello che dice il servizio idrografico regionale quando ha descritto l'evento del 2012. Abbiamo avuto una piena di 2.300 metri cubi secondo come picco. Quindi, se considerate, prima il segretario ricordava i 3.100 a Roma, no? Quindi parliamo di ordine di grandezza prossimi a quelli che quindi poi si sono registrati nella capitale, quindi valori di piena molto elevati. Ma quello che più interessa e quindi dal punto di vista, è che ci dice il servizio idrografico: attenzione, quelle piene, a fronte di una precipitazione che aveva un tempo di ritorno di 100 anni, la piena che si è registrata ha un tempo di ritorno di 200 anni. Quindi il sistema oggi risponde sempre meno, nel senso che restituisce più di quello che, no? Più del passato praticamente. In uno studio che ha fatto IRPI, CEMIRI IRPI, si vede che nella prima del 2012 il grado di saturazione dei terreni non era molto, molto elevato, eppure abbiamo avuto una piena che ha determinato un'altezza idromedica a Orvieto di circa 12 metri, quindi parliamo veramente di qualcosa di abbastanza spaventoso, abbastanza preoccupante. Ci dice anche che per fortuna c'erano state queste sono le due casse di espansione che erano già state realizzate sul Chiani, che hanno avuto degli effetti benefici, almeno localmente. Quindi parliamo di un territorio che, come vedete, di un bacino che veramente quando restituisce l'acqua crea dei problemi non indifferenti. All'epoca, nel 2012, ma poi sono stati integrati, i danni registrati furono di 250 milioni di euro. Un po' quello che diceva prima il capo dipartimento. Cioè abbiamo speso 250 milioni in termini di danno, no? Senza avere a fronte di opere non realizzate. Quindi oggi, se avessimo avuto delle opere, probabilmente quei danni non l'avremmo avuti. Ma torno un attimino indietro. Questa è la situazione quando abbiamo le piene. Ma questa, come vedete, la figura di sinistra. Questa è la situazione nello stesso anno 2012, quando
praticamente si è registrato un evento di siccità sul Paglia, quindi passiamo da un evento estremo all'altro. Poi non, è inutile dirlo che nel 2017 abbiamo avuto forse uno degli eventi più critici in termini di magra, insomma, di severità idrica. Considerate che anche quest'anno abbiamo avuto delle situazioni di severità idrica, per cui il fiume va in sofferenza. Da che cosa è dovuto, quindi? Abbiamo detto, senz'altro tutto questo è dovuto a un bacino che restituisce immediatamente, quindi poco permeabile, ma anche da una situazione antropogenica che è mutata negli anni. Guardate come negli anni è mutato il territorio. Avete qui una foto del 14, del 1914, dove chiaramente il territorio era abbastanza, il fiume poteva muoversi liberamente nel proprio, diciamo, in pianura, nella propria piana, e via via come invece via via è stato sempre più, no, costretto e ristretto dall'attività dell'uomo. Quindi questa è una delle cause per cui poi oggi ci troviamo una restrizione anche, quindi una esaltazione dei picchi di piena. Quindi questo è un po', quindi i cambiamenti climatici sono una causa, senz'altro, che hanno determinato, come dire, questa percezione e questa realizzazione, questi eventi estremi che si verificano, no, ormai periodicamente ogni 4-5 anni, di picchi e di magre, ma il territorio ovviamente ha fatto la sua parte in maniera importante. E arriviamo a questo punto, quindi, quando ho cominciato a disegnare il percorso progettuale, ho cercato di capire quale fosse un po' la storia del Paglia. Cominciamo quindi dai primi anni, dagli anni 30, quando appunto la commissione che studiava la protezione di Roma, quindi valutò la possibilità di realizzare, quindi prese in considerazione la possibilità di realizzare sul Paglia effettivamente degli invasi. Quindi già all'epoca, prima del secondo conflitto mondiale, ci fu appunto questo studio per la difesa di Roma, del Tevere, in generale del bacino del Tevere, in cui si prevedeva di realizzare degli invasi sul Paglia. Demandando poi al genio civile di fare degli approfondimenti, e effettivamente poi l'ingegner Visentini, che era all'epoca il capo del genio civile del Tevere, sostanzialmente in una sua memoria riporta valutazioni su quelle che potevano essere i volumi necessari sul Paglia, no? E parla di 55, quindi di realizzare invasi per circa 55-60 milioni di metri cubi. Questi volumi da immagazzinare, ma già all'epoca lui si rese conto che della necessità che non tutta l'acqua dovesse essere poi, diciamo, rilasciata dopo la piena, ma una parte poteva essere trattenuta complessivamente per andare incontro alle periodi, diciamo, primaverili di magra, e quindi estivi, primaverili estivi, in maniera tale da, diciamo, dare anche respiro all'agricoltura. E quindi nelle sue previsioni dei 55 milioni di metri cubi, 15 li tratteneva dopo la piena e poi li rilasciava durante il periodo, diciamo, del primaverile, per riavere poi la disponibilità dei 55 durante il periodo autunnale. Quindi questo era un po' il disegno che aveva ipotizzato il Visentini all'epoca. Arriviamo agli anni 70, la Commissione De Marchi ribadisce la necessità di intervenire tra i vari sistemi, tra i vari invasi a protezione, diciamo, del territorio. La Commissione De Marchi ribadisce la necessità di realizzare un invaso. Anni 70, dopodiché in realtà il consorzio di bonifica fa degli interventi, fa delle progettazioni, e non tutte vengono approvate né dal genio civile né dal Consiglio Superiore, perché fondamentalmente la critica principale era che sostanzialmente si parlava di singole opere, mai di combinazioni di opere, cioè si prendevano in considerazione soltanto singoli interventi, mentre quello che veniva chiesto alla progettazione era quella di
studiamo la combinazione di opere, non un... Arriviamo poi al 2000. Nel 2000 viene presentato dalla Valle di Bacino uno studio sul, appunto, sulla difesa del Tevere alla, nella capitale, e quindi il Consiglio Superiore ritorna sul tema e dice di approfondire la questione del Paglia, quindi di approfondire quindi quello che è lo studio della possibilità di realizzare degli invasi sul Paglia e di riprendere quindi le ipotesi della commissione del 38 e del Visentini e della commissione De Marchi sostanzialmente. Ma una cosa importante ci dice il Consiglio Superiore, attenzione, dovete studiare la combinazione che crei e determini il miglior costo-benefici, cioè dovete valutare qual è la soluzione che meglio raggiunge l'obiettivo di minimizzare i costi ma ottimizzare i benefici. Quindi tenendo presente anche delle dighe esistenti, non solo di quelle che andrete a realizzare ma anche di quelle esistenti, quindi dare gli indirizzi ben precisi. Arrivederci, buongiorno. E quindi è stato un po' questo quello che ci ha ispirato nel percorso. Nel tracciamento del progetto, quindi tener conto del fatto che non dovesse essere soltanto pensare alla singola opera ma a combinazioni di opere, una combinazione di invasi. E questo quindi è un po' l'orientamento che, ripeto, che ci ha condotto nel percorso che abbiamo disegnato. Quindi appunto nel 2019 arriviamo al fatto che l'autorità viene investita della progettazione. Progettazione di fattibilità tecnica economica. Come sapete è il primo livello di progettazione previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici, che ha sostituito la progettazione preliminare. Qui il legislatore ha voluto rafforzare quello che era il vecchio progetto preliminare. Questo perché prima il progetto preliminare spesso era una progettazione che si risolveva in elaborati abbastanza scarni e poi in realtà la progettazione vera veniva effettuata nel definitivo e poi no. Per cui cambiavano gli importi, il legislatore nel codice dei contratti del legislativo 50 ha voluto invece rafforzare il primo stato di progettazione, il progetto di fattibilità di fattibilità tecnica economica, e ha previsto due fasi per le opere così importanti. Una fase in cui si studiano le alternative progettuali e una seconda fase in cui si sviluppa la soluzione, quella prescelta. Bene, quindi chiaramente noi dobbiamo attenerci al mandato e al dettato normativo. Quindi abbiamo previsto una progettazione che prevede due fasi. Una fase in cui si redige il documento delle alternative progettuali, quindi si mettono a confronto le alternative progettuali, e una fase in cui poi si svilupperà il progetto di fattibilità tecnica della fase, della soluzione prescelta. In mezzo a queste due fasi noi abbiamo previsto il dibattito pubblico. È un istituto, il dibattito pubblico, che è stato anch'esso inserito dal nuovo codice dei contratti, preso un po' in qualche modo da quello che è il dibattito pubblico francese, ma che alcune regioni già applicano, parlo della Toscana, della Puglia, applicano per quanto riguarda le opere loro, le opere regionali. Dibattito pubblico quindi è un momento di confronto del progetto con il territorio, e nell'intenzione del legislatore non è solo quello di condividere ma di poter acquisire gli elementi per migliorare la progettazione. Quindi non è solo è uno strumento per migliorare anche la progettazione, perché la soluzione prescelta sarà quella che te racconto anche delle indicazioni che usciranno dal dibattito pubblico. Quindi è un elemento fondamentale. Chiaramente, essendo noi super partes, abbiamo quindi previsto il ciclo completo della progettazione, inserendo al centro appunto il dibattito pubblico. Considerate che in questo momento ci sono, al di là degli interventi del PNRR che hanno previsto una fase di dibattito pubblico molto ristretta, accelerata per molti motivi, in realtà
credo che il nostro sia il secondo o il terzo progetto che a livello nazionale segue, diciamo, il dibattito pubblico di nuova istituzione. Il dibattito pubblico è stato, come dire, regolamentato da un DPCM del 76 del 2018 che disciplina come verrà svolto. E dico subito che il dibattito pubblico verrà svolto non dall'autorità, ma da un soggetto terzo dall'autorità, addirittura un soggetto terzo che si chiama il coordinatore del dibattito pubblico, che viene individuato o dal ministero competente, se ha al suo interno professionalità in grado di, diciamo, di svolgere, che con esperienza di svolgere questo ruolo, oppure attraverso una gara. Quindi all'interno della gara del paio ci sarà poi la gara per individuare il coordinatore del dibattito pubblico, che è un soggetto che è estraneo al territorio, quindi non deve essere neanche un soggetto che sta sul territorio. Quindi capite bene che, quindi, c'è la massima, come dire, trasparenza, la massima tracciabilità di tutto quello che viene. Quali sono gli indirizzi della progettazione che ci siamo posti? Qui ho cercato di riassumerli brevemente. Quindi abbiamo detto soluzione ottimale di una combinazione di invasi, tenendo presente che dobbiamo chiaramente perseguire gli obiettivi di salvaguardia del rischio idraulico per quanto riguarda i territori immediatamente interessati dal paio, ma anche capire quello che succede a valle, quindi nel medio e basso Tevere, no? Quindi capire. Quindi coniugare entrambi gli obiettivi, tenendo presente che anche quelli che sono gli aspetti geomorfologici, perché il Paglia tra l'altro è un corso d'acqua, è l'intero bacino che è in continua evoluzione, quindi questo è uno degli elementi da tener conto, e degli aspetti ambientali, quello che ricordava anche il sindaco prima, cioè chiaramente deve essere tutti gli interventi devono essere ecosostenibili, quindi sostenibili dal punto di vista ambientale. Altra cosa importante, chiaramente, cercare attraverso anche il percorso del dibattito pubblico portare un po' nel territorio la consapevolezza di quello che è l'effettivo rischio che effettivamente è sottoposto il territorio. Abbiamo quindi, per fare quindi chiaramente la gara della progettazione, abbiamo redatto un documento preliminare per l'avvio della progettazione, così come prevede il regolamento attuale, che all'interno del quale sono stati declinati che cosa? Sono stati declinati i fabbisogni da soddisfare, gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici. Quali sono i fabbisogni da soddisfare? Chiaramente migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, l'abbiamo detto, questo è chiaramente uno dei fabbisogni principali. Parliamo dei fabbisogni, come dire, non parliamo soltanto del rischio idraulico dei territori immediatamente interessati dagli interventi, ma anche nel tratto a valle del Tevere fino, alla confluenza, fino alla città di Roma. Disporre di importanti volumi di acqua da utilizzare per soddisfare i fabbisogni idrici. Quindi, da una parte il rischio idraulico, dall'altra cercheremo di trovare una soluzione che soddisfi anche l'approvvigionamento idrico. Considerate che nel periodo estivi il fiume, come diceva anche il segretario Dardi, va in sofferenza, quindi abbiamo bisogno di rilasciare per tenere su le flusso ecologico, rilasciare acqua e quindi consentire che la vita all'interno del corso d'acqua continui. Incrementare chiaramente, appunto, riqualificare le aree degradate. Ecco, noi pensiamo e speriamo di andare a recuperare anche aree degradate. Ci sono nel territorio delle aree degradate che potrebbero essere destinate, quindi riqualificate attraverso questo tipo di intervento. E quindi garantire anche una fruizione sostenibile delle acque e delle sponde, quindi anche a uso ricreativo. Quindi questi più o meno sono i fabbisogni che ha il territorio. Dovremmo tener conto chiaramente di tutti quelli che sono le condizioni al contorno, quindi aree protette, parchi, vincoli urbanistici, vincoli paesaggistici e così via.
gli obiettivi generali li abbiamo qui declinati, quindi ridurre appunto il rischio dei colmi di piena e favorire, ecco una cosa importante, la sincronicità con i rilasci della diga di Corbara, perché come sapete il Paia sostanzialmente si mette poco a monte della confluenza della diga di Corbara, quindi è importante sfasare per evitare di, diciamo, di saltare i colmi nel Tevere. Disporre di nuove fonti di approvvigionamento, migliorare le condizioni ambientali e chiaramente dobbiamo soddisfare tutte quelle che sono le norme generali previste dal codice dei contratti, quindi la normativa di settore per quanto riguarda appunto le norme tecniche, le norme ambientali, i CAM e così via. Quindi abbiamo quindi disegnato un DPP, un documento preliminare per l'avvio della progettazione che fosse il più completo possibile, che chiaramente richiamasse tutte le norme da rispettare e desse anche un quadro dello stato di attuazione dei progetti che già sono stati, diciamo, in parte realizzati e in parte programmati sul territorio. Questo perché è un punto di partenza quello di appunto iniziare da dove già abbiamo dalle conoscenze in possesso dell'autorità e del territorio. Abbiamo poi declinato gli obiettivi specifici, quindi gli obiettivi, quelli, diciamo, le esigenze quantitative, l'ha detto prima il segretario, cercare di recuperare almeno un volume intorno ai 50 milioni di metri cubi, e qualitative, cercare di, quindi, di soddisfare quelle richieste di approvvigionamento che, diciamo, quei deficit, quei gap che abbiamo, di deficit che abbiamo sul territorio per quanto riguarda tra la richiesta e il fabbisogno, considerando che nei periodi estivi il corso d'acqua andando in sofferenza, abbiamo delle situazioni quest'estate di forte severità idrica, per cui spesso si deve ricorrere a situazioni emergenziali alternative, oppure a situazioni di prelievo da pozzi che quindi vanno anche ad aggravare la situazione della per il secondo edificio non c'è la relazione geologica, cioè proprio non c'è. Abbiamo detto che quindi si divide in due fasi il progetto. La prima fase, quindi, delle soluzioni alternative. Gli indirizzi che dovranno seguire i progettisti sarà quello, quindi, di analizzare gli aspetti connessi al pericolo idrogeomorfologico, gli aspetti connessi all'approvvigionamento idrico e l'impatto ambientale. Ogni soluzione dovrà essere studiata sotto questo punto di vista. Proveremo chiaramente una progettazione che prevede più lotti, perché probabilmente non avremo la disponibilità di un finanziamento unico, e comunque deve essere tutto accompagnato da un'analisi costi-benefici. Quindi ogni soluzione alternativa che verrà presentata dovrà essere accompagnata da un'analisi costi-benefici e messa a confronto. Almeno tre saranno le soluzioni messe, diciamo, che verranno studiate, almeno tre che verranno studiate in questa fase delle soluzioni alternative, dopodiché andremo al dibattito pubblico dove verranno presentate queste soluzioni e si aprirà il dibattito per vedere come migliorare una di queste. Le opere che abbiamo immaginato che si faranno realizzare saranno opere di tipo capacitivo, quindi invasi, casse di espansione, con o senza regolazione, opere di tipo passivo, perché dovremo anche sistemare alcune situazioni che sono in atto dovute a dissesti che sono, diciamo, presenti sul territorio, e operativamente altri interventi che saranno complementari a questi. Il percorso è quello che già vi ho descritto. Nei primi due pallini rossi vedete quello che abbiamo già fatto, quindi abbiamo messo a gara sostanzialmente un DPP con un capitolato. All'interno della progettazione è previsto anche la realizzazione di prove sui materiali, prove in sito, rilievi, perché chiaramente è previsto dalla norma, ma perché è fondamentale studiare e avere questi elementi prima di partire con la progettazione. Quindi è un appalto di servizi, ma all'interno c'è anche previsto anche l'esecuzione di prove, indagini e analisi e rilievi.
La gara, come ha detto il segretario, domani è l'ultimo giorno di presentazione delle offerte, quindi dopo la data di domani sapremo chi avrà partecipato alla gara, quindi si apre quindi la fase poi di aggiudicazione e via via. Successivamente partiremo quindi con il DOCFAP, quindi con il documento di alternative progettuali, quindi dibattito pubblico, a seguire lo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica della soluzione prescelta, ed è prevista anche una verifica, e questo articolo 26 del progetto. Quindi abbiamo previsto tutte le fasi, diciamo, che contempla il codice, e come vedete è abbastanza complesso, perché all'interno di un intervento sono previste almeno 4 gare, 4 affidamenti, no? La verifica, il dibattito pubblico e così via, quindi è abbastanza complessa come gara. Dicevamo le soluzioni alternative, chiaramente abbiamo un master plan di interventi già ipotizzati sulla base, diciamo, della situazione attuale sul territorio fatto dai consorsi, e quindi abbiamo già un disegno di quelle che possono essere le possibili potenziali aree di esondazione e dove andare a realizzare possibili vasche di invasi di laminazione. L'abbiamo tracciati in maniera, diciamo, chiaramente, in questo momento abbiamo fatto una ricognizione sul territorio. Questo sarà un punto di partenza che poi andrà sviluppato, perché tra l'altro ogni sottobacino ha una risposta diversa, quindi dovremo capire qual è la combinazione migliore per ottenere i risultati che ci attendiamo. Queste sono possibili ipotesi e località dove il master plan ha già individuato aree potenzialmente disponibili, e quindi, diciamo, abbiamo un punto di partenza già consolidato, perché sul territorio è stata già fatta questa analisi di fondo. Io con questo direi, segretario, ho terminato, vi ringrazio e niente. Perfetto. Grazie all'ingegnere. Lei è il prossimo. Carlo Ferranti dovrebbe essere collegato. Davvero, no, insomma, davvero è un lavoro. E condividere le slide. Grazie. Anche di dettaglio molto, molto interessante. Carlo. Eccoci, stiamo condividendo. Carlo, prego. Carlo Ferranti, dirigente dell'autorità, responsabile della parte di difesa idrogeologica. Carlo, mi senti? Sì, mi sentite? Sì, prego. Allora, buongiorno a tutti. Ho l'ambizione di, inquadrare il problema idraulico di Roma anche chiaramente in relazione con quello che è stato detto, è stato inquadrato per quanto riguarda il problema del PAI. Come si va avanti? C'ho qualche problema? Un attimo soltanto. Lei scorrendo esatto con il mouse. Ecco. Ottimo, grazie. Qui ci siamo, sì, scusate. Allora, l'ambito di riferimento di cui parliamo chiaramente è l'ambito romano, e mettiamo subito in evidenza sia la complessità dell'ambito per quanto riguarda proprio la infrastrutturazione dell'ambito romano, ma anche la sua vastità. Non ci dimentichiamo che Roma è il più grande comune europeo e come estensione è più grande di Parigi, 3 volte Madrid, 2 volte Berlino, e pari a Londra come un'estensione conurbana. Quindi un'area molto vasta, stiamo parlando di circa 1300 chilometri quadrati. Quindi chiaramente è da questo punto di vista già capiamo di che complessità andiamo a trattare. C'è un problema di schermo, però. Scusate. Si vede? Che io non ho sì, sì, si vede bene. Lo sviluppo edilizio, questi sono gli hashtag, diciamo così, che dell'intervento, quindi vorremmo trattare di come lo sviluppo edilizio di Roma è progredito rispetto al problema idraulico, e di come la preoccupazione idraulica
fino a poco tempo fa sia stata esclusivamente quella riguardo al Tevere e alla Niene, mentre invece poi vedremo che c'è anche un problema connesso con un reticolo minore di cui anche parlava il segretario, di come questo, diciamo, ha insiti in sé problemi e pericolosità. Lo sviluppo chiaramente della città di Roma dal 1870 è stato uno sviluppo che da questo punto di vista è molto importante e prima della costituzione di Roma capitale, Roma era presso poco un agglomerato in quanto dai tempi, diciamo, dell'antica Roma fino al 1870 parliamo di una città con poco più di 200.000 persone. Solamente dopo e a valle della costituzione di Roma capitale c'è stato, diciamo, chiaramente lo sviluppo della città. Io continuo ad avere problemi, scusate un secondo perché non riesco a capire come se si vede, perché si vede così. Così. Ecco, adesso me l'hanno messo a posto, sì. Scusate ancora. Quindi dicevo, il problema di Roma capitale è sempre, diciamo, afflitta dalle piene del Tevere. Le piene del Tevere hanno colpito Roma con una frequenza molto importante e le testimonianze di queste alluvioni sono, diciamo, presenti in città anche attraverso le famose, diciamo, targhe che in qualche modo testimoniano appunto i livelli che il Tevere aveva raggiunto in città. La piena più importante di cui abbiamo riferimento per quanto riguarda il Tevere è quella del 1598, con circa 20 metri di livello e si parla di circa 3.000 morti in città. Roma capitale del regno, 1871, dicevo, come una città a carattere prevalentemente agricolo e con 200.000 abitanti, comincia ad avere questo sviluppo che, rappresentando appunto la capitale del regno, deve necessariamente avere. E passiamo in rassegna rapidamente, diciamo, i caratteri urbanistici dei piani regolatori che via via si sono sviluppati e che hanno portato alla pianificazione urbanistica e quindi a rendere la città sempre più edificata e sempre più popolata. Io ho solamente riportato così a livello storico, anche perché è una bella slide a livello, diciamo, di editing, di immagine, che fa vedere come nel 1870 praticamente la pianta dell'allagamento in città interessasse tutto quanto il centro storico, quindi con grande affezione appunto della città. Il livello in questo caso stiamo intorno ai 17-22 metri e anche qui si parla di vittime, centinaia di vittime portate da questo alluvione. All'indomani appunto della costituzione di Roma capitale si comincia poi ad affrontare il problema, come anche accennato il segretario, con tutto il dibattito che vi è stato e con la presa di posizione di Garibaldi rispetto al problema del Tevere a Roma. La costruzione dei muraglioni, queste grandi importanti opere che per una quarantina di chilometri proteggono la città e che hanno in un certo senso dato una sicurezza alla città. Via via poi si sono seguiti i vari piani regolatori, adesso lo sto a illustrarli, ma chiaramente tutti quanti hanno portato degli sviluppi allargando sempre più il centro storico e portando sempre più edificazione. E qui per esempio vediamo quali sono state le caratteristiche del piano del 1883 con le espansioni che cominciavano a influire pesantemente rispetto ai quartieri del Prati, Esquilino, Flaminia, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi via via sempre più lo sviluppo edilizio sul territorio dell'area romana. In questo caso stiamo parlando appunto di questi
di questo primo piano regolatore, l'interazione con il reticolo idrografico è ancora abbastanza ridotta e quindi il problema idraulico non si sente a quel tempo. Così anche col piano successivo del 1909, il piano regolatore Nathan e Saint Just, che forse da questo punto di vista è il piano regolatore più europeo che Roma abbia mai avuto, perché sulla porta, diciamo, un po' dell'immagine di Parigi si comincia a parlare di una programmazione urbanistica fatta in un certo modo. Via via poi arriviamo poi a quello che è lo svincolo, diciamo, anche più importante per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, che è lo piano del 1930, quello di Piacentini, in cui veramente c'è una grossa crescita della città, una previsione di circa 2 milioni di abitanti. E qui vi segnaliamo come veramente inizia l'interazione con il reticolo idrografico, perché l'espansione della città comincia a coinvolgere pesantemente il reticolo idrografico, perché come dice la parola stessa, l'espansione, diciamo, non guarda come dire, le esigenze del reticolo, ma ci passa sopra. Anche il piano del 62, che prevede ancora crescita, da questo punto di vista non ha caratteristiche che in qualche modo possono essere ricondotte a una considerazione del reticolo, ma parliamo sempre soltanto di crescita urbanistica. E qui, come vediamo dalle immagini, e come riassumo brevemente, l'interferenza con il reticolo secondario della città di Roma è pesante, perché abbiamo, come ho riportato sulla slide molto velocemente, i quartieri di Fiumicino, Ostia, Infernetto, che confliggono con tutta quella che è la bonifica storica, Spinaceto confligge con il Malafede, il fosso di Spinaceto, il fosso del Vallerano, tutto questo reticolo minore viene pesantemente influito dalla espansione come prevista nel piano regolatore, come dicevo, del 62. E arriviamo ai giorni nostri, dove con l'ultimo piano, anche qui, però dobbiamo dirlo serenamente, le considerazioni sul reticolo idrografico non vengono in alcun modo portate avanti, ma come si dice, vengono portate avanti solamente le esigenze di sviluppo e praticamente un aggregato di situazioni, appunto di messa insieme di situazioni concernenti questo sviluppo urbanistico da un punto di vista idraulico non ragionato. Il piano del 2008 si sviluppa attraverso dei programmi particolari, quali programmi di recupero, programmi integrati. Ma tutti questi strumenti urbanistici particolareggiati, continuo a dire, a evidenziare che non tengono in conto le esigenze del reticolo e interferiscono pesantemente con tutte queste situazioni. Quindi, velocemente, anche questi sono strumenti di piano particolareggiato portati avanti dal piano del 2008 e, come si può vedere, con un'espansione che continua ad essere interferente con il reticolo idrografico. Quindi la prima conclusione di questo rapidissimo esame, che da solo porterebbe via, diciamo, molto più tempo, ma non è il caso, possiamo dire che la programmazione della città di Roma non ha mai tenuto conto delle esigenze del reticolo idrografico, sin dal piano del 31 fino a quello del 2018. Questa è una considerazione amara, ma purtroppo da tenere ben presente per quanto riguarda tutto il discorso che adesso andremo a fare e a spiegare. E veniamo all'idraulica. I caratteri idraulici delle piene del Tevere sono stati messi già in evidenza per quanto riguarda l'intervento che ha fatto il segretario generale, di come le piene a Roma fossero di caratteristiche più importanti, Roma fossero di caratteristiche dell'ordine dei 3.000 metri cubi secondo. La piena, diciamo, qui si fa più riferimento anche perché quella che ha avuto, diciamo, più analisi, più misure, in quanto a quell'epoca già era operante il servizio idrografico che appunto monitorava le situazioni dei fiumi. E
quindi è la piena con caratteristiche più osservate, più monitorate. Quindi per noi è anche la piena di riferimento per quanto riguarda l'assetto idraulico che andremo a considerare. Nell'ambito romano, però, come ho detto prima, non è solo la piena del Tevere che crea problemi, come non è soltanto la piena dell'Agnene che crea problemi, ma come è stato anche dimostrato dagli eventi che sono occorsi nel 2014, quando un pesante evento meteorico ha colpito l'area romana,